Beh, una cosa è proprio un testo, una traduzione d'uso che può forse tamponare, no, una certa esigenza immediata, uno ha bisogno di avere un orientamento in un testo, capire vagamente di cosa parla, ma è chiaro quando si ha a che fare con una frase di una minima complessità, con delle sottigliezze di sentimenti, con l'umorismo, per esempio, l'umorismo si sa è già quasi intraducibile anche al traduttore più bravo. E per cui non rischierei a mettere un testo di Shakespeare in mezzo a un traduttore Google. Si può fare per avere una specie di infarinatura delle parole, spesso sbagliate, perché la stessa parola può significare diverse cose in diversi contesti, però poi è indispensabile che l'opera venga ricreata. È quasi indispensabile che a un certo momento il traduttore egli stesso diventa un poeta, cioè ha la tecnica della poesia, diventa in qualche modo sua. Finché esisterà un pubblico interessato a come le opere d'arte, è una cosa diversa vedere l'opera d'arte in originale o vedere una fotografia, no? La traduzione non è una fotografia dell'opera, ma è un'altra opera che in qualche modo fa emergere certi aspetti, no? E cerca di, cioè, è l'arte che si aggiunge all'arte.